Ma segnali molto interessanti perché abbiamo un gruppo di cooperative giovani che hanno cominciato la loro attività recentemente e che dimostrano che anche dentro una situazione di difficoltà, di crisi come quella che colpisce l'economia e la società italiana, è possibile fare delle cose, è possibile innovare, è possibile pensare in una prospettiva futura positiva. Lo sforzo che noi pensiamo si debba fare è appunto quello di stare al fianco di questa esperienza, aiutare questi giovani, queste persone che decidono di prendere un rischio, una responsabilità sulle loro spalle e di farlo costituendo nuove cooperative e avviando delle attività. Io credo che questo sia un messaggio di fiducia, una possibilità, non è certo la soluzione di ogni problema, non è certo in grado di far fronte ad una criticità grande come quella che colpisce l'economia italiana, ma è uno di quegli elementi di positività che vanno coltivati. Noi quindi siamo fiduciosi e cerchiamo di far crescere al meglio questi germogli. La Liguria sta nella media, nel senso che la Liguria ha i problemi che hanno i sistemi economici italiani, specifici legati appunto alle caratteristiche tipiche di questa regione. Noi stiamo lavorando a promuovere cooperazione anche qui, abbiamo nuove iniziative in diversi contesti, specialmente la cooperazione sociale, la cooperazione tra professionisti, anche i settori tradizionali come la pesca o l'agricoltura, quindi anche qui abbiamo da fare i conti con la crisi, con le difficoltà e insieme a questo abbiamo la possibilità di fare cose nuove. Noi pensiamo che questa regione possa certamente essere, come è stata a lungo la storia, una, come dire, fucina o una situazione dove l'impresa cooperativa può crescere, può innovare, può fare positivamente. Quindi pensiamo che, insomma, la Liguria debba, come tutti gli altri pezzi d'Italia, trovare dentro di sé una parte importante della risposta alla situazione che stiamo attraversando.